Almeno. Ok. Vedi lo schermo, tutto bene? Yes, perfetto. Ok. Allora, hai mandato qualcosa su Asian o... Ho mandato tutto su Asian. Sì, vedo, sto guardando adesso. Sì, mi sono fatto 1000 auto aggiornamenti. Hai fatto bene, hai fatto bene. Comunque, niente, semplicemente l'ho atteso su quel livello chiave, prima in buy e dopo in sell, letteralmente. Bene, bene, bene. Ottimo. Sì, ha reagito alla perfezione e mi ha reso molto contento, starò. Ottimo, ma vedo che è venuto giù, ho fatto questa bella candela qui praticamente, Sì, in ho Asian. fatto 2 entrate abbastanza sniper, nel senso che Veloci. sì, veloci e proprio sul livello, veramente. Infatti, Ottimo, in ottimo. buy sono riuscito a entrare con l'ordine, mentre Ieri dicevamo proprio questa roba qui, io e Zoom che eravamo collegati. Perfetto, è fatto proprio, guarda, esattamente questo qui avevamo disegnato sulla chart, gli avevo detto, speriamo che la daily chiuda al di sotto, così, Ecco, almeno si apre un nuovo range. esattamente, ha Esatto. chiuso senza nessuna wick, però una candela daily. Quindi siamo in resistenza qui ovviamente. Questo livello qui, 133, 300 al suo peso, in Infatti mezzo anch'io devo al segnarmi le nuove zone. range. Bravo. Allora, lì che fa range. Dunque. Tu praticamente segni in due modi le zone. Sbaglio? No, non lo so, Cioè, nel senso, dipende. Dipende, non lo so cosa vuoi hai un dire. modo tipo. No, adesso le stai segnando uguali, però vedo che a volte praticamente metti tipo. O solo la linea blu magari. Sì, Poi magari la una seconda contrazione. di... Come mi piace, tanto alla fine segnare le zone è solo una questione No, estetica, diciamo. ok, non c'è di mezzo magari che ci sono due tipi di supporto, magari uno gli dai più importanza, uno meno. Segni proprio i livelli chiave anche tu. Eh sì, sono i Ok, livelli che mi interessano, ecco. perfetto. Tipo qui mi interessa questa piccola resistenza qua. Vedi, esatto, questa è una idea un po' meno importanza, diciamo. Assolutamente, perché con l'apertura tra un'ora potrebbe non contare niente, però magari abbiamo un retest su questa zona qui, Giusto per inteso in capire. quella zona lì. E se invece proseguiamo di nuovo, chiudiamo di nuovo al di sotto di 133-300, andiamo bearish, abbiamo il nostro range, non tutto, perché a metà c'era qualcosina che dava già qualche fastidio, c'era questo weak fill qui. Si può. Magari così ce lo ricordiamo. E vediamo se è un range tradabile o meno. Sembra proprio di sì, è un gran range. Anche verso l'alto. M15, vedo cosa è successo. Sì, ecco, se avessimo un'altra chiusura M15 bearish per continuare verso il basso, anche chiudesse qui e non proprio al di sotto di tutto, dovrebbe andare lo stesso bene, però. Stiamo a vedere. Adesso chiudo la candela H1, che vediamo se chiude bearish o bullish. È importante questo. Allora, GBP CAD, c'ho un sacco di livelli. Ecco, GBP CAD è il mio prescelto di ieri. Vi faccio vedere subito perché, vabbè, tutti questi livelli qua non mi servono più, tanto li disegniamo nuovi. Allora, visto che ieri daily ha chiuso bullish, siamo in uptrend,
potrebbe aver creato un supporto, anche se solamente la prima candela settimanale, per fare in modo che questa candela qui possa almeno continuare bullish. Qui voglio solo disegnarmi questo supporto qua, ok. E sul weekly c'è un ottimo weekly bullish da fare, ok. Dunque, dopo che ieri abbiamo creato supporto, possiamo vedere, c'è questa zona d'H4 dove ci stiamo consolidando al di sopra della precedente zona di resistenza. Poi abbiamo il nostro primo range qui. Buondì. Buondì. Ciao Zome. Com'è? Tutto bene. Muy bien. Bene, bene. Appena sveglio. Si sente. Mamma mia. Io comunque ho problemi col mio microonde. I miei motivi dei ritardi, io mi sono svegliato sempre alla stessa ora, ma ho problemi col microonde. Siccome ho messo la tazza di latte dentro sia ieri che oggi, non lo so, dopo un minuto che scalda inizia a fare tutto fumo, una puzza, sembrava che fosse andata a fuoco la cucina. Ho dovuto aprire tutto, porte e finestre, perché era irrespirabile, cazzo. Sia oggi che ieri, infatti, sono nero. I complottisti li faccio chiamare. Quindi forse un segno del destino. Sei ancora in piedi da Asian, Andrea? Più o meno. Madonna, Infatti tosta. io ho già predetto al Comunque, stavo spiegando mercato. GBP CAD, avevo mostrato il movimento daily, fake out daily, cioè il fake out, buonanotte, la creazione del supporto daily su GBP CAD, il weekly week fill bullish che dovrebbe fare. Adesso ci stiamo consolidando da H4 sopra la precedente resistenza che c'era prima da H4. Andiamo a time frame più bassi, scendiamo, cerchiamo il supporto che è stato formato una volta, due volte, questo qui è la terza volta. Al minimo ad H1 è stato infranto, però H1 sembra poter chiudere bullish. Abbiamo un M30 bearish, una bullish. Il minimo dell'M30 prima non è stato infranto. Questo M30 bullish qui avesse infranto questo massimo e chiuso al di sopra, probabilmente sarei già entrato nel trade all'apertura di questa candela d'H1. Però non ha infranto nessun massimo e questa H1 tutto da vedere se chiude bullish. Però la mia idea per GBP CAD è di portare il prezzo da qui a qui all'incirca nella giornata di oggi. Poi vedremo quello che succede. Ah, GJ chiude ottimamente bearish. Quello M15 è sempre bullish, però chiude al di sotto di 133-300, sembra. E non sembra affatto male. Abbiamo la nostra chiusura. Adesso apro anche altre chart. Fare il breakdown di queste due qua. Ok, GG, abbiamo la chiusura bullish al di sopra del livello. Aspettiamo. GBP CAD invece è riuscito a chiudermi bullish. Ecco, va a ritestare il supporto. Che ritest violento.
Un po' troppo violento. Allora, siamo a supporto su GPK. Ok, esatto, proprio così. Allora, io proverei un piccolo ingresso del pass bullish GPK, però abbiamo rigettato parecchie volte questo livello. E questo retest è stato piuttosto violento. Quindi aspetterei ancora un attimino. Sicuramente se questo H1 rompesse i massimi, sarebbe più probabile continuare bullish. Nel frattempo GJ ha chiuso bullish sopra il livello, lo ha ritestato. E ha proseguito bullish. Ha dato pure 10 punti GJ, era un bel trend. GPK invece non sembra convinto di andare bullish. Schiudesse bearish dopo questa candela bullish sarebbe ottimo per fillare il range verso il basso. Allora vedo che è arrivato in chat. Io punto che questo qui è l'US30. Sì, esatto. No. Mi ha appena breccato una struttura bullish e adesso voglio vedere se la tiene come supporto quel retest che sta facendo, che vedi sulla sinistra. E niente, in caso dovesse farlo, vorrei vedere magari degli acquisti fino al Qui prossimo livello. Esatto. da 23.600. In realtà la struttura me la sta già rompendo adesso, come vedi, sulla sinistra me la sta già rompendo adesso e penso che, data rotta la struttura, si possa arrivare a Buongiorno. 23.600. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 23 468. Questo quadratino qui, questo rettangolino sarebbe disegnato qua, sì. Quello lì sotto, esattamente, sì, perché lo Ok. rappresenta su Sì, MM. sì, sì, sì. Adesso voglio vedere se riesce a tenere come supporto quel livello lì e se lo tiene allora penso che si possa continuare. Entra, zoom, entra. No. Nice, 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 nice. Mi sa che l'M1 che fa supporto sta arrivando. L'M5 è in chiusura. Ah no, ha chiuso già adesso, ok. Beh, i dati sulla disoccupazione in Gran Bretagna non sono così negativi. Come sono usciti? Si aspettavano 3,9, sono usciti del 4. No. Niente di catastrofico, diciamo. Poca variazione, diciamo. Oggi c'è il retail sale del CAD in New York. Beh, per il Fate resto. attenzione se credete CAD. Per il resto mi sembra nulla di che. Alle Oil 11. si sta muovendo. Non credo, ne dubito, non lo so. Ok, GBP CAD.
sta formando questo supporto, sembra. Però stiamo a vedere. Quindi ci ha rotto il minimo di quella prima, questo qui non mi piace tantissimo, diciamo, come cosa, però c'è anche da dire che semplicemente ad H1 è andato a ritestare il supporto ad M30 anche senza rompere i minimi precedenti, li ha rotti solo M15. Siamo qua, su questo livello qui importante, bisogna vedere che cosa succederà. Non bisogna farsi prendere dalla fretta, ecco. Però nel caso in cui rompesse questi massimi qui, come dicevo già prima, flippasse bullish qui, ci penserei a entrare a mercato. Bisogna anche vedere come flippa bullish. C'è GJ, è rimasto lì, a fare un po' su e giù. Non ho ancora aperto il gold stamattina, non ho visto niente. A me si trova in mezzo del range, quindi l'ho lasciato stare. Io ho 5. Sì, no, tanto troppo spread. 5-6 punti sono già tanti. Piano piano sta migliorando, però ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo. Parte rare occasione. US 30 sta facendo abbastanza fatica a formare supporto su quel livello, infatti nel dubbio ho messo dei buy stop sopra i massimi dell'M1. Ok, intorno qua 2,35 più o meno. 2,3481 ce li ho. Ah, proprio non ha ancora superato questo livello che ha fatto prima? No, no. Sempre qua? Sì, è sempre lì che fa tipo consolidamento laterale, tipo come una bull flag, quindi allora ho detto... Devo dargli un'occhiata, così facciamo prima. JP CAD mi ha attivato il buy stop. Me l'ha attivato un pelino con lo spread, Stefano, però vediamo. Però va bullish, se riusciamo a mettere la posizione in break even, però quello che non mi piace è che non aveva rotto bene questo massimo. Io c'avevo il buy stop sopra, lui vabbè con lo spread l'ha preso, quindi spero perlomeno che rompa un attimo questo massimo qui, poi se vuole anche consolidarsi un po' più in basso va bene. Ok. Intanto metto la posizione.
È uno di quei trade che sembra troppo puliti per funzionare, capito? E... mi preoccupa un po' quello perché... Uno, due, tre, la quarta candela bullish, ma vediamo. E cosa succede? Poi abbiamo tutti questo livello qui. Non so. Vediamo come chiude la candela M15. E se non chiude il nostro favore, chiudiamo la posizione. O meglio, io chiudo la posizione. GG è sempre lì. Ah, ecco questo. Sì, sembra che stia per rompere i massimi. Infatti lo sto tenendo sotto controllo se me li prende. Or no. Il movimento bearish comunque è già avvenuto questa notte, eh? Quello che parlavamo sì, ieri. Sì, ho visto prima. Hai visto i miei aggiornamenti? Come Andrea? Li ho mandati su Slack. Sì, sul thread, dicevo. Ah, sì. Guardati. Bella, raga. Bella, Dino. Bella. Ho fatto un'ulteriore entrata dopo... Ma ne ho visto, non ho capito, allora tu ne sei entrata una in acquisto sul livello chiave sotto, che ho visto, mi ricordo il setup, e poi sullo penso stesso livello quando l'ha breccato sono entrato in sell sul retest. Ok. Io sto uscendo da GBPK in questo istante con 3 punti perché non mi piace. Non ti ha convinto? No, meglio aspettare M15 che chiude, se chiude bullish rientro, se chiude bearish no. Come si spara 100 pips al rialzo, capi proprio? Non mi piace il fatto che questo M5 qui sia andato in alto, abbia fatto un massimo e poi avesse flippato bearish. Perché sul mio broker è bearish in questo momento, anche se qua è bullish. Okay. Sul mio broker è molto più bearish. Ecco, infatti, è proprio così sul mio broker. Allora, scriviamolo subito. Sì, poi praticamente sono uscito quando sono entrato, ma 2 punti di spread, quindi... Se la vedi. Quelli. Vediamo. Invece tu, Zome, adesso S30 non lo vedi su un range, dentro un range? Ma in realtà lo vedo che stava facendo ranging però su una struttura bullish, che questa struttura di ranging andava a formare, diciamo, sempre dei nuovi massimi. La vedi, quella che ho mandato prima su M1 la vedi in chat e ha rotto questa struttura e adesso praticamente quello che sto aspettando, che lo vedi anche dal suo schermo, sarebbe una formazione di supporto nel retest per poi la continuazione, anche se su M1 gli ho già messo i buy stop sopra i massimi perché non vorrei partisse già senza di me, quindi qualche posizione io l'ho messa. Adesso è scattata sì, è scattata l'M15, ecco, mi sembrava. Adesso vediamo. Se mi riesci a tenere e fare i test, prova a entrare il manuale. Vuoi che lo segno o il buy stop? Buy stop, no? Te l'ho detto, ce l'ho a 23.481. Quindi se vai M1 sarebbe proprio sopra la carne la massima. Se volevi che lo segnavo. Sì, certo. Ok. Se no segnatevi il prezzo, come volete. Io ce l'ho detto. Ustrenda il Dow Jones, no? Sì. Allora, l'M15 ha chiuso bearish. Però quella che mi piace di più è quella su GJ, probabilmente. Sperando che da qui non muoia, non vada nella tomba, aspettiamo l'M30 e se questa M30 qui chiude bearish rompendo i minimi e dandoci poi un retest, perfetto per fare un bel trade verso la zona successiva. Abbiamo una ventina di punti di range solamente fin qua,
tutto il range, non so se sarà una... 30 al volo. Mi ha sfondato adesso, mi ha preso gli ordini. Allora, andiamo a vedere questi 30. Intanto JPCAD e bearish, ma al di sopra di questo livello, quindi se chiude bullish questo M15 poi si può cercare un eventuale ingresso. Qui abbiamo l'US30 che inizia a spingere. Ok, eccolo lì. Damn, bro. Damn. Allora, 23 punti. Io abbiamo fino a... Chiudo già un parziale. 2,3570 ci dovrebbe arrivare. Speriamo. Io un parziale l'ho chiuso e mi sono messo a break even con le ultime porzioni. La, mamma mia. Ma anche tu avevi il livello 23,6, no? Come? Il livello successivo da raggiungere è 23. 23.600 ce l'ho. Sì, vorrei provare bene o male, non dico proprio a raggiungerlo in pieno, ma magari avvicinarmi nella zona mi andrebbe già anche bene. Quindi lo stop loss era praticamente qui sotto il range, immagino, adesso è già break even. Sì, adesso è già break even, lo stop ce l'avevo a 23,452 una volta aperto. Quindi vediamo se prosegue bullish in questo range pulito o se rigetta, torna bearish. No, non verde, grazie, cambiamo colore. Ok. Ok, vediamo. Break even, do your job. Io tuttavia no. Sei entrato anche tu, Andrea? Chiaro, mi piaceva questo setupino. Ma era praticamente una bull flag che stava formando un break retest sopra il retest di una struttura di consolidamento, quindi ho detto qui se sfonda si continua bene. Adesso infatti comunque poi mi aspetto un po' di retest di nuovo sulla zona, anche se stiamo sempre parlando di US30, quindi potrebbe continuare bello dritto. Dovrebbe arrivare a toccare quella week anche secondo me senza troppi problemi. Però vediamo, perché si muove talmente in fretta. Nel setup di ieri di Asian, raga, era lo stesso setup, non so se hai voglia di andare tipo a vederlo sulla o anche quello che ti ho mandato, anzi aspetta, faccio una cosa. Il trade di ieri. Sì, te lo ricopio quello che ti ho mandato in chat, così vi faccio vedere che è simile, così non stai ad andare a prenderla candela per candela. Prendo già quello che ti ho mandato. Allora, intanto scrivo US30 a 20 punti, 20 pips. Aspetta, te lo calcolo la differenza. Ma allora, qui sono... In che senso la differenza? Sono 37 adesso. Da 23.480 fino al prezzo dove l'ho staccato, variazione, sono quelli punti. Da 23.480 fino a 23... Quanto è? 512. Sono staccati. Allora, aspetta, ripetimelo per favore solo. 23.480 by 23.480 in buy stop che abbiamo segnato. Chiusura 35 punti. Chiusura quindi 23.505. 512, ho staccato le prime, adesso poi ne ho ancora un parziale, quindi... Allora sono di più, giusto? Sono 35 punti esatti, da dove ho entrato, dove ho staccato, con i parziali. Adesso voglio vedere poi con l'ultima quanti punti riesco a tirarli via. Eccolo. Okay. Here we go. Yeah, yeah. Allora, intanto vi cerco il setup di ieri che, vi giuro, raga, è identico. Infatti appena l'ho visto, no, te lo giuro, anche ieri quando l'ho visto ho detto qui. Andato. Adesso avevo parzializzato anch'io, messo delle pile. Bene. A che prezzo sei? Per vedere se c'è differenza, dici? No, era per capire solo se eri entrato poco più sopra di me, dopo. Ecco, un po' sopra, 88. Il setup, quello che ho visto ieri, era, vedete sulla destra, la rottura del...
Vedete sulla destra la rottura della trend line, poi siamo arrivati sulla zona di supporto del livello chiave che stiamo per approcciare adesso. Abbiamo formato lì sotto inversione bullish su H1 e supporto, e quindi ho pensato, ho detto, dato che è un break, secondo me sarebbe molto meno un break e un retest della trend line. Allora sulla sinistra ho visto che, come vedete, aveva rigettato il livello chiave lì in basso, aveva rigettato da Dio, ha dato l'impulso iniziale, rompendo i massimi sulla sinistra e creando questa bull flag struttura bullish. Sono entrato poi alla rottura di quel livello lì con degli ordini buy stop e ho praticamente staccato lì sopra e niente. E il setup è molto uguale, se lo vedete adesso, l'impulso che ha dato rompendo i massimi, creando una struttura di retest bullish e alla rottura di... Tra l'altro siamo già oltre 50 punti. Sì, esatto, infatti per quello che volevo aggiornarlo. Visto che Cristian ha mandato la chart, allora su Euro UD, short se rompe ritesta questa zona, mi sembra una buona zona, magari anche un pelino più in basso questo supporto qui. Target è giusto, abbiamo le candele pulite sulla sinistra, dovremmo raggiungerlo, sì, mi sembra un ottimo bias, un'ottima idea, al minimo è già stato infranto a 1.30. Stavo guardando GBP CAD, sono di nuovo contento di essere uscito. Perché almeno non sono andato 10 punti in drawdown, poi ovviamente se adesso va bullish diretto non mi fa impazzire, però ho chiuso prima. Vediamo un po' cosa combina. Stessa cosa per GJ che è sempre lì, vediamo che decisione prende. L'S30 sta, ha dato una seconda pushata, manca poco. Adesso vediamo, dovrà anche lì formare supporto sul livello sì, cadente, sì, poi... piano piano. Il problema è che se forma supporto al 99%, secondo me ci prende il break even. Ma io intendo comunque ha dato già una bella pushata da qua adesso. Sì, sì. 50 punti, cioè un supporto lo potrebbe creare anche un po' più... Ah, ok, voi parlate comunque di M1, ok, sì. Quindi potrebbe farlo là in alto, è vero. Sì, il supporto potrebbe farlo qui, comunque rispettare questo minimo. Adesso, esatto. Lo sta già facendo dove ha lo spike, dove ha rigettato tipo a 23.515 più o meno. Sì, al momento sembra di sì. Sì, 23.520. Ora con l'impulso... Ora deve essere un po' il massimo lì. A me non l'ha rotto il massimo, però comunque sia lì. Il massimo dei corpi, vero? Scusate, devo sempre specificare. Euro. Ah, ecco, questa qui è un'altra bella sensazione, meno male. Vero. È andato quando giù. Te ne esci prima che si schianti. Assolutamente, appena l'M5 ho visto che ha rigettato questa resistenza qui, sono uscito 3 punti. Cioè, in realtà sono uscito a 1 punto, però a 2 punti di spread, quindi è giusto scrivere 3. E mi avrebbe colpito lo stop, perché l'avevo messo sotto il minimo di questo M5 qui. Aveva avuto la giusta sensazione. Sì, era troppo perfetto, lo sai che quando è troppo perfetto. Invece se questa qui chiudesse bearish, dopo aver creato questo bel supportone, mandasse tutti a quel paese là, chiudendo bearish al di sotto del livello, sarebbe fantastico, avremmo la nostra opportunità di ingresso, una 20 di pips di range all'inizio, e poi continuasse proprio bearish, ce n'è per scendere però. Il nostro primo range ce l'abbiamo, comunque aspettiamo la chiusura e vediamo. GJ nel frattempo va bullish, l'M30 chiude bullish, vediamo se chiude al di sopra di questa zona o meno. US30, sempre lì. Ranging. It's ranging. Si è calmato un attimo. Sì.
Dai che push. Milking. Rotti massimi. No, già no, rigettato. Quasi. No, già rigettato. Sì. Bello. Sì, no, più che altro lo sto tenendo sotto controllo, che se dovesse tornarmi troppo a ritestare verso livello chiudo anche il break even, voglio prenderlo, sono bei punti, non voglio farmelo chiudere a zero. Esatto. Quello che ti meriti. Ci mancavi, Dio. No, ma che eri arrivato già qui? Eh? Che è già un po' che sei qua. No, sono entrato 10 minuti fa, poi mi sono scollegato un attimo. Ah, ecco, vedi. Io ho fatto praticamente la stessa cosa su GJ. Cioè, rottura dei massimi? E se guardi, sono un sacco simili. GJ US30. GJ e gli indici in generale. Sapevo che avevano qualcosa a che fare con gli stock, però con gli indici... c'entra un cazzo, di no. Sì, lo so che non c'entra un cazzo, però se quelli guardi sono uguali. A me non sembrano uguali, però... No, anche a me. Vabbè, se guardate l'M1... Blastiamo Dino. Io sto guardando sia H1 che M1. Sai che ce l'ho tutti e due aperti, quindi non puoi più dirmi niente. Sull'H1 sono uguali, raga. Non dite cazzate. Ma dove? Aspetta. Sì, sta creando supporto in basso, poi va bullish. Questo intende, ha ragione. Vabbè, un po' è vero, dai. Sì, una struttura leggermente diversa. Correlazione diretta. Guarda qua, bastardo. GJ US e Dow Jones. Quindi se mi vai a chiudere bullish l'M30 proprio con questa pushata finale, sei un bel treno. Cioè, raga, il DAX è uguale. Cioè, poi... Ma che correlazione c'è? Tutto uguale sul Forex. Tutto adesso. Che DAX c'era in quel GJ? Il detersivo, mi sa, il DAX. Sì, anche a me. Quando sento il nome mi sa proprio di un detersivo. Proprio, esatto. L'avevamo già detta sta cosa. Infatti non lo trado per quello. Raga, ma... Dai, Andre, cioè, non vuoi dire queste cose in live, che la gente che ci segue... Ma si dovrebbe sentire da me. Vabbè, ma anche le live di Wixton Live partono di quelle minchiate. Sì, però loro le fanno in inglese, quindi fino a quando non li capisco. Giusto. Possono dire il cazzo che gli pare. Io mi immagino uno che li vuole seguire, però non capisce cosa dicono, quindi... Not confused, very stonk. Confused stonk. Esatto. Fantastico, vabbè, ormai... questa candela chiude... Ci avevo quasi creduto che andasse a chiudere bullish questo M30, mancava veramente poco. Bastava dare ancora una pushatina, invece no. Quindi GJ... Ora, state... State zitti che sono correlati, mi viene contro pure GJ. No. GJ ha chiuso bullish, non ha chiuso al di sopra del range, però ha rotto questi massimi, questi massimi, questi massimi, questi massimi. Però siamo ancora un po' lì. L'ingresso di GJ è quello che avevamo detto proprio all'inizio, con questo M30 qui ha chiuso bullish al di sopra del livello 300, poi l'ha ritestato, si poteva entrare qui perché si poteva avere uno stop loss piccolo, quindi aveva senso entrare qui. Adesso siamo troppo in alto per mettere uno stop loss decente, anche se abbiamo già rotto i massimi, ci stiamo già muovendo bullish. Quindi vediamo un po' dove vuole andare. Se US 30 rompe i massimi, faccio trailing stop e metto lo stop loss sulla zona di supporto di questo. Quando inizia a fare ranging è bello
Cioè, praticamente dalle botte e poi fa range. Dalle botte e poi fa range. Esatto. Dalle botte e poi fa range. Print a bull flag. Allora, DJ lì che rompe i massimi, però punti per entrare non ce ne vedo. Se GV piccato invece forma supporto, abbiamo sempre la stessa idea iniziale, quella di andare bullish. Però siamo in questa zona tanto, tanto trafficata, con tante, tante wick. Potrebbe essere arrivato adesso il momento di fare il nostro supporto. Poi un eventuale retest al di sopra di tutta questa zona qui, magari a sto punto. E... sì. Il nostro range ce l'abbiamo sempre. Stiamo a vedere. GG ha fatto un po' come ieri che ci ha dato questo movimento qui. Ah no, ma a parte molto presto, no? Niente, scherzavo. Pensavo di essere andato in frame più basso. Il break è avvenuto alle 4 del mattino, quindi in Asian proprio. Nemmeno pre-loan, proprio in Asian. Siete ancora, ragazzi? Assolutamente sì. Ah, ok. Mi sono mutato perché sto facendo colazione. Sì, sì. Non capivo. Che succede? Che succede? Silenzio. Quando c'è silenzio in live, che succede? Succede. Qualcuno è andato a stop. Sì, di solito è così. Stavolta non sono io. Comunque non mi piace come è segnato questo trend. Voglio mettere solo i punti perché sennò sembra un bordello. Da 23.480. Metti 35 che sono infatti. Quelli delle prime chiusure. Poi... mettiamo 35 punti e break even. Ecco, facciamo così. Scriviamo buy stop 23.480. Ok. Va bene così. Secondo me meglio. Si capisce un po' di più. Vedi questo M30 come vuole venire giù a ritestare, secondo me mi chicca fuori. Vabbè, sì, piuttosto chiudere ancora mezza del break even che hai lasciato e lasci proprio una parte piccola piccola, non so, fai tu. Allora, GBPK è sempre lì che sta tentando di formare questo benedetto supporto per andare su, ripeto, da time frame alti mi piace parecchio, come dicevo, mi piace proprio parecchio, dovremmo raggiungere prima questo target qui e poi questo target qui, formare un supporto e vedere se può avvenire già in Londra questo movimento o se avverrà in New York. Per farlo avvenire in Londra abbiamo bisogno del nostro supporto. Allora, abbiamo l'M5 che è appena chiuso. Siamo sempre qui all'interno di questo range. Vediamo quindi se riusciamo a rompere questi massimi qui, cosa succede. Oppure se formiamo un supporto qui, entrare magari a mercato. Non sarebbe neanche niente male. Direi che vale la pena segnare questo livello qui. Allora, GJ sempre lì. Io approfitto del momento di pausa tra un M30 e un M15 e vado a fumare una sigaretta che evidentemente è un rimedio all'allergia.
Eltli. Ti lascio qui su S30. Sì, tanto solo no. Levare sta parte qua che mi dava fastidio. Non buzzer, rimane sempre un pelino. Allora, pazienza. Let's see. Vado e torno. Tu sei ancora dentro, Andrea? Eccomi. Non promette bene qua. Per il nostro runner. Dicevo, tu sei ancora dentro? Io sì. Tu? Mm-hmm. Sì, alla fine è una posizione abbastanza piccola. Cioè, se mi arriva a target è buona. Ma chiuderla così a metà non aveva molto senso. Cioè sotto poi dove abbiamo chiuso i parziali. Meno male che almeno abbiamo preso i parziali, perché non aver preso i parziali non erano male. No, li abbiamo staccati lì in cima, quindi... Esatto, anch'io. Però dico, quello che rimane adesso non è tanto, quindi se la chiudo adesso è veramente poca roba. Mi faccio correre. Sei già parzializzato, non ti devi proprio più preoccupare. O te la chiudi a zero o va tipo a due scelte. Esatto. Poi se proprio vedi che ti sta proprio per venire contro, allora vabbè, lì ovvio che chiudi perché dici no, sono stupido, se no. Però se vedi che potrebbe avere una possibilità di andare, la lascia andare. Chiaro. Meno di zero non può andarci. Appunto, no, può andare, so che stai scherzando, però in quel caso la chiudo manuale prima che ci vada. Penso intendesse il petrolio. Ah, ma anche, fra l'altro, ma anche la posizione a break-even, è capitato a volte magari che chiudesse un po' sotto del break-even. Broker? Tu hai fatto qualcosa, Dino? Dino? Comparso. In isola, ecco cosa ha fatto. Vabbè. Ho comprato. Stai laggando. Scomparso. Paolo? È morto Zoom. Ho comprato GJ. Niente, sto break even, speriamo. S30 riuscisse a tenere questo come supporto, formare una nuova struttura bullish, si riuscirebbe a continuare. Questo è quello che dobbiamo cercare per la continuazione dei nostri runner. Speriamo. Ma te dicevi che ti fa aprire in che formato? Cosa? Nel senso, dicevi un lottaggio tipo fisso, eccolo. Sì, uno, mi fa aprire solo un lotto. Che corrispondeva a uno 0,1, giusto? 0,10,
Sì, scusa, 0-1. Pardon. Sì, vabbè, è uguale. Mm-hmm. Sì, infatti ne apro di più e scagliono così, perché non posso... L'otto non posso diminuirlo, quindi allora apro più lotti e di conseguenza vado a chiudere quelli lì. Questo. Puoi diminuire. Break even. No, sul mio no. Come no? No, ci ho provato. Cioè non puoi aprire un lot e poi... Chiuderne metà, no? No. Stai laggando, Dino, non ti sente. Hai laggato, non ti ho capito. Ci sta sfiorando il break even proprio. Aspetta. E ancora un colpetto e mi tiro fuori. Sì, mi sa che chiude con una bella week che poi magari dopo va a riempire. A me me lo fa chiudere tranquillamente, faccio su esecuzione a mercato e chiudo quello che mi pare. Ma su come di nuovo? Vedo che è arrivato ai minimi, ha stoppato o non no, l'ha preso? Però manca proprio una mezzo spinta. Cioè, un soffio. Esatto, dovesse dare un colpetto più al ribasso, boh, sono... Eccolo. Parlato, è arrivata sì. La chiamata, by stop, preso i profitti tutti qui e poi è arrivato un break even, è stato stoppato, tutto nella norma. Yep. Allora, posso cancellare il disegno? Sì, 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 certo, l'avevo messo perché gli faccio, questa è l'unica cosa che potrebbe darci per la formazione di nuovi massimi. Okay. Allora, andiamo a vedere come la sterlina, cosa combina. La sterlina combina questa bella roba qui. GJ invece va dal lato opposto, ma sarei quasi più propenso a shortare il GJ se continuasse bearish, però abbiamo... Questa zona qui non è tanto simpatica. Diciamo che... Sì, però neanche quella di GVPK è troppo simpatica. Però potremmo avere il nostro retest. Adesso sta già pushando un pelino troppo. GJ mi ha cacciato, yeah! Break even? Sì. Eri in acquisto o in vendita che me l'ero perso? In acquisto. In acquisto. GVP Card. Il mio trade era questo qui. Era proprio questo qui dall'ingresso di prima. Sono un po' di pips. Però era la cosa giusta da fare, era uscire dopo questo M15 bearish. Poteva mettere il buy stop qui, però con due punti di spread, una zona un po' troppo trafficata per un buy stop. Ad H4 abbiamo rotto il massimo della candela precedente. Dovremmo raggiungere il target. Abbiamo anche questo piccolo livello qui. Non so te, Andre, se stai ancora guardando gli US 30, ma penso che, secondo me, la inizia a formare tra poco quel movimento che ti dicevo, appunto. Sì, sì. Bastardo. Allora, la nuova apertura di GVPK ha rotto subito i massimi, senza creare una wick in basso, stiamo a vedere. Se raggiunge il target direttamente o meno. GJ ha chiuso bearish, però sempre solo l'M15. GVP CAD è andato, se qualcuno ha preso il buy stop sopra i massimi, ha raggiunto 11 pips con questo trade di cui parlavamo prima. Se qualcuno invece è entrato a mercato prima ed è rimasto dentro,
sono di più. Però diciamo il trade safe non è questo qui, sopra i massimi. È un peccato, perché questo movimento qui lo aspettavo da ieri sera, gli avevo detto anche a Zome. Aspetta. C'è anche a te, Andrea, ho detto prima appena iniziata la live. Però non sono in due, forse. Sì. Questo talento ha fatto questa specie di fake out del livello, l'ha ritestato adesso. Adesso sembra voler continuare bullish. Si può vedere. L'M15 ha chiuso bearish, quindi l'ultima, sì. Sì. Sì, potremmo chiudere bullish e continuare verso l'alto, oppure andare a ritestare il supporto proprio nel livello più basso. Secondo me continua verso i massimi. La struttura la sta formando con minimi sempre più bassi. Però vediamo. GG per il momento. Non c'è niente, nessun break né verso l'alto né verso il basso. E GBP cade, come dicevamo. È bello che è andato. Mannaggia te. Sono entrato un po' troppo in anticipo su GBP CAD. Sono entrato qui. E sono uscito qui. Non ho preso drawdown. Poi ha riformato supporto. E quando ha rotto i massimi, ha dato la pushata che stavamo cercando. È un peccato. Certo che vai a target. Lo so che vai a target. Era perfetto. Quindi il petrolio è fermo, sempre lì a un centesimo. Ma quello del future è scaduto. Sì, sì. Il prezzo del petrolio è sempre 14 al barile, penso. Però mi stavo chiedendo se si stesse muovendo quello. Comunque, boom, il trade avrebbe raggiunto il target principale adesso, è arrivato alla seconda resistenza. Possiamo eventualmente sperare in un break di questa resistenza e non ritesti in una continuazione, però questa formazione di supporto e la continuazione della pushata bullish l'ha già fatta. Ce la siamo persa. Cioè, io me la sono persa. Mentre GJ è assolutamente fermo, andrei a dare un'occhiata. Qui stiamo andando a ritestare il supporto. Andrei a dare un'occhiata a un GP. EURJPY che sta molto molto in basso, molto molto in basso. Abbiamo questi minimi, abbiamo fatto noi anche il minimo e l'abbiamo rigettato. Allora, segniamoci qualche livello, tipo questo minimo. Dieci minuti alla chiusura oraria.
Su US 30, dato che sta dando il retest, secondo me in questo momento Oraria ha un weak fill da farsi su H1 bullish completo, secondo me potrebbe darci altre possibilità adesso di ingresso in acquisto, quindi io magari ancora una posizioncina in buy stop ce la potrei dedicare. Non so se anche voi condividete, su H1 io vedo un possibile weak fill della candela. Ma dopo la chiusura intendi? Sì, sì, certo, certo. Okay, infatti per okay. Quello che dico mancano 10 minuti, quindi sì, potrebbe sì, aver sì, senso. Certo. Sì, sì, certo. Comunque, Zome, cosa ti stavo dicendo ieri? Che ti dicevo, vedrai che in pre-Londra abbiamo, cioè in Londra all'apertura abbiamo una pushata bullish, così tutti quelli che shortano gli indici la mattina dopo il petrolio vengono stoppati. Oh. Proprio preciso. Easily. Comunque, tornando a RJPY, abbiamo supporto e resistenza da H1. Muoverei M30. Non ve la prendete con quelli che shortano gli indici, coraggio. È il mercato che li punisce. Esatto. Just. Prendono ciò che meritano, Dino. Non è assolutamente vero. Sei uno di loro, quindi. Mamma mia, GJ sta preparando qualcosa perché è totalmente fermo. Prepara ad esplodere. Ecco, quello è il retest che ha dato, cioè, c'è qualcuno livello. Che sta cacciando ordini in sottofondo. Quello è Dino, come al solito. Comunque sì, se chiude esattamente là dove sta per chiudere, cioè per chiudere, mancano 5 minuti. Sarebbe proprio un retest. Ottimo. Ottimo, esatto. In più c'è il weak fill da fare, lì sulla sinistra sta creando la struttura bullish. Esatto. Però ovviamente mancano ancora 6 minuti, quindi... Ci aspettiamo. GBK, uffa. Era il mio trade, eri perfetto. Vi mando lo screen di, cioè vi faccio vedere lo screen di MetaTrader. Perché fa proprio male al cuore. Io ho avuto la stessa storia ieri e domenica con GJ. Guarda, qui c'è il mio ingresso, anche dove sono uscito. Proprio lì. Sono entrato e sono uscito. Forse non ho preso neanche 3 punti di stop. Adesso vado a calcolarli. Ingresso 687 e uscito 657, sì, sono 3 punti. 3 punti precisi. Comunque, vedi, ingresso, uscita e poi boom. Bastardo infame. Capita. È stato troppo previdente. Peccato, perché era un ottimo trade. Lo stavamo aspettando, lo avevamo già in testa da ieri sera questo trade qui. Peccato, cazzo. Dovevo mettere il buy stop.
Tra 2 minuti inizio a posizionare l'ultimo ordine. Andiamo. Poco prima della chiusura. Ma lo faresti di nuovo sopra i massimi? Sopra i massimi sarebbe un'idea, però se riesco già a prenderlo dalla struttura che si sta formando adesso, ti dico, sarebbe un stop ristretto, in più tutto quel range fino ai massimi sarebbe comunque, diciamo, range di tecnicamente di profit, quindi... Sì, sono d'accordo, è meglio... Oh. Appena fatto una fucilata su DAX sto già Steven. Dove l'hai chiamata? No, non ho avuto il tempo. Secondo me il livello qua dove adesso sarebbe ottimo da prendere, veramente ottimo. Infatti aspetto ancora un minuto e poi sarebbe... I try. Stavo rileggendo il coso del corso di Astroforex. Mamma mia, che roba. Utile. Investment, quando spendi 1500 euro per quello, investment. Più che altro non c'è neanche un videocorso, zio cane. Eh no, i videocorso sono nell'altra cosa che costa, io li ho trovati. Quindi hanno un pagamento oltre i 1200 euro, c'è ancora un altro pagamento per avere un videocorso? No, sono tipo una decina, ma sono robe proprio basilari, tipo di Astroforex che ti spiega cos'è uno stop loss, cos'è un take profit, cos'è un buy stop, un buy limit, tipo zero. Due video dove loro si presentano. Immagino, sì, perché questi 1200 euro, cioè, veramente, cioè... Quello che ho scritto nel messaggio di ieri, c'è una guida, c'è un blocco note, una penna, poi c'è mouse, tappetino e tastiera del valore di 15 euro. L'orsacchiotto. Il peluche, poi c'è un'enciclopedia, un altro libro, un manuale, un raccoglitore con scritto informazioni commerciali approfondite. E contenente ogni argomento forex. Bello. Intanto GJ sta flippando bullish questo M15, manca un minuto. Yes. Allora, GVPK ha continuato a pushare, è andato oltre. Tu sei dentro? Sì, ho provato a riprendere, avevo messo dei buy stop a... Aspettate che vi dico il prezzo, che me ne ho presi da pochissimo. 23,495, con l'ultima candela che ha spinto. Me ne ho presi. Ok. Stop loss sotto a 23,470. Minchia, ragazzi, mi sto facendo male al cuore, ve lo giuro. Questo trade... Zome, supportami, dimmi qualcosa, zio cane, cosa ho chiamato ieri? Tanto è il solito Gigi, sei ostinato, ormai sei ostinato con queste sterline, io le ho abbandonate. Però sai che fanno sempre così. M'ammazzati, va. Così impari. Zoma ha vinto il trade, fa il galletto. Avesse preso stop loss, era lì a dire. Ma no, non è quello. Dico che le sterline sono infami come la morte. Sono. Questo ovviamente non dà nessun retest. Minchia, che trade perfetto, cazzo. Fanculo. Fanculo. Okay. London Open. Che push. Porca push. Sana santa bestia. Ecco. Stai parzializzando? Sì. 30 punti, 25-30. No, esatto, sono una ventina adesso. Oh. 31. C'è la resistenza, stai attento. Mi sa che questa però, ragazzi, voglio provare a portarla fino a target perché con il weak fill, secondo me, ci può arrivare, può anche andare oltre. Quindi questa, sì. Ho solo parzializzato una e il resto provo a lasciare maggiormente a break even, sperando, sempre. Madonna. Spinge? Porca troia. Perché io sto settando. Se rompi i massimi arriviamo a target in un battibaleno proprio. Bene, bene. Ma sei anche dentro anche tu? Yes, questi sono i miei trade della mattinata. Ottimo. Ormai della giornata proprio, cioè dopo questo fino a tra 24 sì, ore. A parte che dormirò, perché ogni tanto devo anche dormire.
Non si dorme mai, Andre, ricordati. Se sei un trader, non si dorme mai. Allora. Bello GJ. Bel bambino GJ. Vai a rompere i minimi così? No, no. Comunque Luca, se vuoi segnare, ne ho presi ancora una trentina sul parziale di questo. Hai chiuso? Ah, sì, solo un parziale. Allora, tecnicamente aspetta. Si può contare. Adesso lo segno, voglio solo un attimo stare all'occhio. Eccolo lì, mi ha flippato, eh. Ottimo cazzo. Però, non lo so. Allora, lo scrivo. Text. E faccio che scrivere solo più 35 di nuovo. Sì. Tanto sono sempre buy e sempre buy stop, quindi. Sì, esatto. Non cambia niente. Tornato a prendermi il break even. Vediamo se fa solo una piccola week, se proprio spinge di sotto. Ciò che fa in un minuto se lo rimangia tranquillamente in due secondi, meno di un minuto, esatto. Ah, guarda che roba, c'è cioè un che boh, non so. Sono uscito, mamma mia, che movimenti. No, io sono molto confidente su questo perché ormai mi manca veramente poco per me, infatti mi sarei veramente arrabbiato se mi avesse preso il break even e poi avesse continuato così il movimento. Sarei proprio offeso. Ah, quindi non te l'ha preso il break even? No, ma per, non so, anche lì mezzo pu... Andata, rotto i massimi. Qualcosa lo chiudo, va? Bam. That's good. Bene, week fill lo abbiamo completato. È superato, direi, quindi ottimo. E adesso non ci resta nient'altro che andare a tappare il TP. Oh yes. Eccolo. E senza neanche troppe storie. Io sono a 8 punti su GPK adesso. Centrato su quel break retest. Ah, bravo. Sì, come dicevo prima, che quando H1 ha chiuso bullish sopra, questo qua è venuto a fare la week. Il buy stop sul flip, il buy stop sul flip della candela come sempre. Mi vai diretto a target, vai, vado a chiudere 12 punti di parziale. Ottimo. Vediamo se arriva a target, metto solo la posizione giusto per rendere l'idea. Time frame più piccolo una volta che ha rotto. Sì, vabbè, buonanotte. Sta pure qua. Ha formato il supporto M1 qui e questa candela qui è iniziata ad andare bullish, sono entrato perché l'H1 stava praticamente flippando quando ha pareggiato i body dell'apertura, qui stava flippando bullish, allora sono entrato qui, minchia, mi stoppa subito così da infame, dai, non fare così. Le ho chiuso solo metà. Ai. Meglio che niente. Ai. Sempre proprio lì. Ai. Sembra me col Don Jones quando è un sarà... punto. Stai buon fuori. Cazzo. Ho chiuso solo metà. Vabbè, pazienza. Vabbè. Ottimo. Dai, DJ.
Quindi, sì, 12 punti. DJ. Dai, DJ. Sul vecchio broker ce l'avevo segnato DJ 30. Sembra il nome di un DJ, appunto. Infatti, bruttissimo. Eh certo, ma lo sapevo. Che vedrai, adesso va a target. Va a target. Madonna. Bastardo. Questa qui è stata una bella infamata, GVP Card. Non me l'aspettavo, dopo che me l'hai già fatta una così grande prima, questa qui non me l'aspettavo. Pensavo mi portassi a target, ah, invece mi hai tradito. Non hai idea della bastardata che mi ha fatto il taxi. È riuscito a jumpargli il break even. Non hai idea. È riuscito a jumpargli il break even e prendergli la loss. No, raga, ma dai, ma io piango stamattina. A jingle. Stamattina GBP. Buonanotte, dai, guardate qua. Ma si può essere così bastardi? Target. Che ho, mio bel take profit. No, fa mock. Vabbè, meglio di niente, non facciamo i bambini, va bene così. Però il trade, per come era stato pianificato e per come era stato anticipato, potevo fare molto di più perché avevo già gli ingressi in testa qui, poi sono uscito, poi mi ha dato questa pushata, sono entrato qui, ne ho chiuso solo il 50% e poi mi ha stoppato di nuovo, mannaggia. E mi sono perso tutta la mossa, cavolo, questo qui era il... Cioè, io sono convinto, Andrea, che se andiamo all'inizio della registrazione ho tracciato esattamente questo, esattamente da qua a lì, sì. Al livello. Io ho chiuso, eh. Era perfetto, cazzo. Hai chiuso tutto, Zone? Sì, non avevo più pazienza, visto che di nuovo faceva... facendo ranging sopra i massimi, ho detto, boh, se non sei riuscito a partire subito... Tanto era l'ultima posizione. Quindi. Allora vedo che Dino me l'ha mandato su Telegram. Provo. Ah, non posso farlo vedere sulla. Aspetta, se copio l'immagine magari me la fa aprire. È comunque qua per l'ennesima. Lo tolgo perché mi fa troppo male questa immagine. Apriamo altro. No, non me la fa incollare. Che Dino me l'ha mandato su Telegram, ma io sto streamando solo Google Chrome. Quindi se apro qualcosa su Telegram davanti a voi qua, voi non lo vedete. Quindi se vuoi mandarmelo da nessuna parte, perché vedo che uno screen è fatto dal telefono, quindi niente. Comunque è entrato sul DAX, gli ha preso il break even e poi ha pushato, molto simile a quello che mi ha fatto GVPK da M1, il DAX gliel'ha fatto M5, formato su allora esiste M5. La correlazione che diceva Dino. Allora esiste, è probabile, sì. Allora volevo solo mandare uno screen a degli amici che mi stavano chiedendo. Gli avevo detto del trade di GVP Card. Sei ancora dentro, Andrea? No, raga, meno male che si è girato.
È stata di nuovo un'ottima sessione, ma io dal canto mio non sono soddisfatto, però comunque il Dow Jones è stato veramente ottimo, sono stati presi ottimi trade, tutti molto puliti, tutti direttamente in take profit, senza drawdown praticamente, mi sembra. Quasi, praticamente giusto cos'è, quei 30 secondi dell'apertura Sì, della c'è candela che gente che apre sta in drawdown 4 ore, quindi 30 secondi, possiamo proprio considerarlo come un no drawdown. il mondo. Adesso infatti mi sarebbe tornata verso il break even, quindi ho fatto bene a staccarla lassù. Qui c'è questo bel setup su JP CAD, che, eh sì, buonanotte, su Euro JPY che ha chiuso bearish in downtrend, si poteva entrare, il target rimangono questi minimi, se li raggiunge. O comunque appena da una decina di punti, sarebbe qui intorno, sì. Però l'idea era questa qui, però JPY muove talmente poco. Vediamo GJ cosa combina. GJ, se chiudesse bearish, probabilmente questo M15 chiuderà bearish. Al di sotto di 133.300, se chiudesse al di sotto, potremmo avere il retest del livello e la continuazione bearish, perché abbiamo questo weak field andare a fare, anche se questo supporto è bello balordo, eh? Bisogna fondamentalmente avere una chiusura al di sotto almeno di 133.300. Però non è affatto male come trade. Abbiamo l'H1, vabbè, mi sta laggando. Non è arrivata la batteria, attacco il caricatore. Ok, stavo dicendo l'H1 che ha rotto i minimi dell'H1 prima, che stava formando supporto. Potrebbe possibilmente proseguire bearish, però stiamo facendo un po' di ranging. Il movimento vero è arrivato veramente in Asian. Adesso stiamo in questo piccolo range. JPK nel frattempo è arrivato target, ha rallentato ed è lì in mezzo alla zona, in mezzo al nulla. Ed ecco qua. Non so se qualcuno in chat ha qualcosa da aprire, guardare, fare nomi, cose, città, lo dica pure. No, io al momento nada. Ciao. Sì, anche secondo me al momento non c'è granché. Eccolo qua, perfetto. EURJPY ha raggiunto il target che stavamo dicendo pochi secondi fa. 10 punti, quindi mi aspetto che anche JJ stia sotto 300, eccolo lì, 280, abbiamo la chiusura tra 30 secondi, vediamo, ha fatto un po' di pullback, vediamo dove chiudiamo. EURJPY era un altro bel setup, eh? Mi piaceva, rientra, diciamo, nelle mie corde di trading. Era molto 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 buono. Bello clean. Andiamo a ritestare il minimo. Target raggiunto. H4 completamente bearish, rompendo i minimi. Daily, weekly, non ho bisogno di dirlo, sono completamente bearish. Sì, tanta roba, questo supporto qua. Mi devo segnare. GG ha chiuso al di sopra del range. Range piccolino, per carità. E GBPCAD ha chiuso al di sopra? No, no, non penso. Però il momentum c'è. Ma ragazzi, ma che movimento era questo? Cioè, se lo prende. Madonna, sono troppo arrabbiato, ragazzi, non potete capirmi. Ti capisco, ti No, capisco. posso capire. Sì. Sì. Però veramente, cioè, con una tale precisione, tutta la spiegazione, tutta la questione che dicevo,
Daily che ha fatto supporto, oggi andiamo a creare il supporto qui e continuiamo bullish, abbiamo il target della resistenza daily, la candela weekly che sta proseguendo a fare il week fill, e quando dicevo prima eravamo qua appena all'inizio, abbiamo dato 50 punti, l'H4 che si stava consolidando come supporto al di sopra dell'H4 che prima era resistenza, le candele ad H1 che mi stavano formando il supporto per andare primo target questa zona qui, secondo target quella zona là, l'M30 in cui sono entrato e questa candela qui che mi ha stoppato e poi è andato tutto perfetto tranne l'ingresso in anticipo di qualche minuto, cazzo, perché pushate così clean non è che se ne vedono proprio tutti i giorni, se ne vedono solo quando la market structure è proprio perfetta, 50 punti completamente bullish. Se non prendevo quell'ingresso in anticipo avrei sicuramente piazzato un buy stop, però dato l'ingresso in anticipo ho preferito aspettare una chiusura, qui non c'era possibilità di ingresso perché non ha creato una wick in basso, ho avuto la possibilità di ingresso qui e ho fatto di nuovo l'infame perché ne ho chiuso metà a 12 punti, però il resto mi ha stoppato a break even, quindi non ho neanche preso una percentuale decente, diciamo, è un vero peccato perché era il mio bambino stamattina, Gicard. Top pedofilia. Se lo merita. Si merita i preti, Gicard. Merita i preti. DJ sembra poter continuare bearish. US30, cosa sta combinando? Ah, intanto qui. Niente. Cioè, io ormai ho staccato proprio. Sì, sì, lo so. Guardando che voi. Intendevo. Ha chiuso bearish l'M15, siamo tornati sempre ai livelli di prima. Meno male. Chissà se i nostri amici questa mattina, insomma, avranno qualcosa da dire. Era, possono riguardarsi la live, possono imparare qualcosa, farsi quattro seghe su questo movimento in previsione sugli ingressi in buy stop sul Dow Jones e sul fatto che GJ non l'abbiamo cagato di striscio perché sta facendo range, tranne Dino che voleva dargli una chance, però ha preso un break even e non ha preso nessuno stop loss. Quello che si merita. Certo. Ha avuto ciò che si merita. Madonna troia. Brutto infame. Brutto infame, ti odio. Basta, voglio vedere. I massimi dell'M15. Qui potremmo avere un bel retest M5 e fare un'ulteriore pushata di quelle secche. Anzi, non crea neanche la wick, sta pushando fino alla fine della candela. Perché saremo sopra quel livello lì. Sa. Saremo sopra questo livello qui a sinistra. Retest. E poi il prossimo target è questo qua. Bello, disegnare i livelli M5, folle. Pensa io che li faccio M1. Confused stone. Cioè, ma si può durante una pushata così bella avere questa candela rossa. Questa candela rossa. Tu anche meriti i preti. Queste due qua. Queste due qua sono le candele che li meritano. Una, la signorina che mi ha stoppato qua, e poi la signorina che mi ha stoppato qua. Vabbè, ci concentriamo sull'analisi che era, dai, buona. È stato DJ. Francese, ha saputo che... Ma veramente, okay. Ogni volta che ho schiacciato buy, dump it, proprio subito. Proprio lo sapeva, lui ha detto, è a break even? Ok, dump it. Poi, cioè, va tutto bene, per carità. Certo. Noi siamo sempre
alla grande, basta guardare il bollettino medico qua in basso a destra. Bollettino medico. Il bollettino medico del mercato, stuprato e picchiato, preso a bastonate. Fratture multiple, ha preso fratture multiple su S30. Ah no, proprio lo prendo a sberle. Non mi danno il gold, allora io mi prendo US30. Che scarso. È vero, tra l'altro ricordo non l'ho più guardato. Mamma mia, io non posso aprire il GVP card. Ti giuro che c'ho un riflesso come quello del nostro amico Zo. Mi viene la nausea. C'ho quel riflesso lì. Mi sta venendo proprio quel riflesso lì. Per un mese non lo guardo più il GVP card. Affanculo. Devo rischiare l'1% qua e chiudere un 4-5% di take profit. Invece... funghi, chiudo uno 0,5 perché mi è stoppato la metà. Fammoc. Quello che meriti. Probabilmente sì. Probabilmente hai ragione. Cioè, raga, ma comunque sia, io sto pensando a quelli che hanno comprato il future del petrolio e ha finito a meno 40. alla fine, no? Gli hanno portato sia i barili che i $40. Non gli hanno portato niente, non gli hanno dato. Gli hanno solo stoppato l'intero account. Quello gli hanno fatto. Sono in debito con il broker. Esatto. Sono quei trader là che finanziano le perdite sul petrolio. Secondo me i produttori di petrolio hanno ben pensato. Non guadagniamo con la vendita di petrolio. Come potremmo fare i soldi? Mangiandoci le posizioni di quelli... I conti, esatto. Sicuramente. E ieri ho letto il post di un trader, se non mi ricordo chi, che ha scritto che nella giornata di ieri il US Oil ha fatto pulizia, ha fatto divisione tra i veri traders e i gambler. Non ha tutto il tipo, Black Box era short, cioè scusa, long. Da 20 e passa. E l'ha tenuta aperta o l'ha staccata? Sì, ma penso che l'avesse hedgeata aprendo a una certa uno short, certo, di uguale misura. Come al solito. Sì. Però aveva un bel loss. Invece ha fatto un mega short su gold. Sì. Dai massimi. E anche là ieri ho visto che chiudeva metà posizione, erano $1,300. Ottimo. Ottimo. Ma lui è tra i miei preferiti, proprio anche solo come parla. È sempre super chill. È veramente uno stile unico. Vediamo questo GJ. Se chiude lì sotto del livello e gli spara un retest su M15. Se hai intenzione di prenderlo, controllalo su M1 quando fa il retest, se fa il retest e se chiude sotto, ovvio. Chiaro. Diciamo che ha provato a stare sopra al livello, non ce l'ha fatta due volte e questa potrebbe essere la volta buona che si fa una bella caduta. Analisi Italo. Ha mandato un'analisi? Su GJ proprio. Ah. Ha messo i pattern. No, è disintossicato. Sì, l'ha capito. Sì. Infatti gliel'ha detto anche il ragazzo di ieri che ha preso Casario completo. Coraggio, raga. Io gliel'ho scritto anche in privato, gliel'ho detto. Quello che ti meriti, gli hai detto.
No, più che altro prenderlo a 2005 prezzo pieno, tosta. Bella crazy. Insomma, non dire cose incriminanti che finiranno su YouTube. No, vabbè, incriminanti, non ho detto niente. Ti ritrovi Casario sotto casa con l'avvocato. Questo non è un consiglio finanziario. Allora che cazzo vuoi? Esatto. Dino, quello di ieri, non ti insulto perché sei... Quanto mancano 3 minuti? Yes. Poco, poi ci avevo detto... Me l'hanno regalato, neanche l'ho aperto perché mi fa schifo. È rimasto malissimo. Ci credo. Mettiti nei suoi panni. Ha appena speso 2500 euro per una cosa che 150 persone in un gruppo di gente che sa operare ti sta dicendo che non servono a niente, e in più quello con il colpo finale che ti dice che non l'ha neanche pagato. E neanche l'ha letto dopo. E neanche l'ha letto. È proprio... L'hai abbattuto. Sì. Raga, se si uccide non voglio ripercussioni penali. La mia non era un'istigazione. Come è stata ieri, Andre, cacciare da solo, aspettare, fare tutto? Bellissimo. Perché comunque bene. Ti senti soddisfatto quando vedi le zone le tracciate bene, hanno avuto ottime risposte, ottime reazioni. Yes. E poi sì, proprio la seconda stavo per prendere sonno, mm-hmm. Mi suona l'alert, ho detto stiamo a vedere, perché era proprio a fine M15, ho detto vediamo se l'M15 dopo ritesta. Appena toccato il livello, ho visto che stava rigettando, sono entrato manuale subito. E anche qua, in effetti, sta facendo una cosa simile su sto livello in M1, Sì, io lo sto guardando solo qui dalla live, non ce l'ho proprio neanche aperto. Però Avrei anche uno stop molto, molto stretto. Aspetto giusto la chiusura. Mi sentite, raga, per caso o no? Adesso sì, ci stavi parlando prima, no? Ma no, ero andato via perché mi ero ricordato, vi ho detto prima, dei problemi col microonde e avevo la cucina tutto spalancato, sono andato a chiudere. Mm-hmm. Adesso l'ho tornato, l'ho tolto il muto, però nonostante l'avessi tolto non funzionava. E ti stavo solo chiedendo, infatti mentre parlavi, volevo chiederti l'alert su cosa lo metti, su MetaTrader o... C-Trader. C'hai direttamente lì, ok. Sì, perché suona proprio un allarme che non puoi non sentire. Comunque sono entrato sul retest della M1 che ha chiuso sulla spike. Ottimo. Sto rischiando la metà di quello che ho fatto prima. Ah, ma sempre su S30? No, GJ. Ah, scusami, in sale ovviamente, no? Yes. Stavo guardando per il break retest di quel livello venire giù. Sì, quello che aspetto da stamattina, che però non è avvenuto, adesso sembra avvenire, vediamo un po', ma io non sto saltando sulla barca, diciamo, perché non vedo questo break netto. Non ti accomodi. Perdonatemi. Tranquillo. Allora, ma sì, non è male, perché la direzione è quella. E siamo bearish, del tutto bearish, abbiamo rotto il minimo ad H1 e dovremo continuare bearish. L'unica cosa è questo supportino qui, M30, che non mi piace. Stiamo a vedere se tiene bene il livello, se no faccio anche un'uscita anticipata
In caso. Ecco, si potrebbe entrare anche magari sulla rottura dei minimi dell'M30 precedente. Anche, sì. Perché non è tanto distante, il range è abbastanza stretto. Però comunque il fatto che abbia chiuso al di sotto di .300 è un bel plus. Yeah. Ho messo 8 pips di stop. Lo stop sopra i massimi dell'M15 prima, se non sbaglio. Abbondantemente sopra i massimi. Perché... Ecco. Ah, ok. Perché volendo potresti mettere il tuo stop lì, capito? Se hai rischiato poco... In caso in cui ti rompe quello stop lì, 4 punti di stop loss, nessun problema, hai rischiato poco. Invece, se deve continuare bearish, tanto non lo va a rompere. Perché se continua quello bearish, non lo dovrebbe. Però, diciamo che in caso me la chiudo manuale anche sotto, capito? Preferisco uno stop un po' più largo. In modo che magari non hai puttanate dallo spread. Bravo. Ci può stare, ci può stare. Siamo a Vedar. Poi, ovviamente... Sono entrato molto confidente anche per il fatto che sto rischiando la metà del guadagno di prima. Certo. Quindi mal che vada ho comunque chiuso bene sessione, giornate e tutto. Assolutamente, e... giusto così. Proteggi il capitale. Esatto. Secure the bag. Secure the bag, yes. Ah, secure the bag, sì. Assolutamente. Quando lo dico mi immagino sempre uno che si mette i soldi nella borsa dopo una rapina. Non lo so. Sì, non lo quella so. È la prospettiva. Il range sarebbe anche parecchio largo, però stiamo vedendo. Sì, il range da continuare bearish sarebbe parecchio largo. Sì. Potrei mettere magari come primo profit la wick, quella più bassa che vedi là. Quella sulla sinistra, proprio al punto più basso. Qua, esatto. Il field di quel livello lì è primo take profit, sì. Esatto, il runner farlo correre come uno stronzo. Arriva. Sto guardando, ti sto seguendo su M1. Questa sì. Adesso va a chiudere sulla zona di supporto, l'altra fa breccia. Ah, scusi, yes. Ho visto adesso questa riga qua, scusi. Sembra non essere male. Speriamo. Speriamo proprio di sì. Però vediamo. No, solo quel supportino lì. Nel momento in cui vengono rotti i minimi sarei molto più confidente. Sì. L'M5 sta per chiudere questo minuto qua. È fondamentale questa chiusura M5. Si chiude bearish. Molto probabile la continuazione. Sembra abbia rotti i minimi adesso, giusto questo M5? Sì. Io vi dico, se volete mettere il setup, sono da 133 e 288 dentro. Ma non lo metterei, non te la prendere, solo per non metterne troppi, capito? No, hai ragione. Poi magari qualcuno, cioè parla che siamo quattro gatti, per carità. Sì, però. Per quello dicevo, non per altro, però se siamo in effetti più il fatto che poi rimane persone... la registrazione, capito, fossimo tra noi, assolutamente nessun problema. Chiaro. Anzi, un bel trade. Perché JPY è molto strong. Infatti abbiamo visto Euro JPY che è veramente in basso. Guardate anche daily. Ai livelli dell'estate scorsa, praticamente. Dall'estate scorsa a oggi abbiamo fatto tutto il giro del mondo e siamo tornati allo stesso livello. Tutto ciò che la campagna di Boris ha recuperato. Beh no, è Euro JPY, bro. Ah sì, scusate, pardon. Mi sembrava molto la cosa della sterlina, pardon. Ma è molto simile a GEBRE, cioè JPY in comune. È simile. Qui abbiamo, cioè da un punto di vista, uno è uno swinger, questo trade qua non poteva non averlo preso, sarebbe illegale non aver preso questo trade qua da swinger. Tutto il consolidamento al di sotto del supporto daily, tutti i massimi rispettati. Doveva entrare tranquillamente dopo questo break qui. Sell, stop loss, take profit, primo week fill e poi da swinger, take profit. Fino qui. Oh, era yes. Quello clean come struttura. GP cade sempre lì che si fa le seghe sopra il livello, adesso magari pusha. Salute. Io al mattino c'ho sempre l'allergia, non capisco.
Vediamo se è entrato. Senso ti risponde, ho già preso stop, ok. Tutto a posto. Tutto a posto. Ah. Molto combattuto questo M15. Sì. Allora, bimbi, io... vado, farò un attimino una cosa, vi lascio ancora la live aperta, poi se non abbiamo grandi cose direi che possiamo anche concluderla. Mm. Sì. Per me. Non so se avete altri setup in mente, su altre cose. No, io al momento stavo guardando solo GJ con voi. Sì, infatti me lo dici, se vai via se ce lo lasci tipo su M1, volevo vedere come stava reagendo sotto quel livello, sì, lì. Diciamo così, M1. Vedere cosa combina. Se vuoi che cancella poi sta riga qua, Zoe, se hai voglia. Yes. Dicevo, se vuoi che metto qualche livello preciso, dimmelo. No, no, era solo per vedere come stava reagendo il vostro, quello lì che c'è già. Lì sarebbe questo livello d'H1, l'avevo messo prima. Anzi, no, l'ho spostato da prima. E punto 300, allora era M30. Su M1 sta reagendo abbastanza perfetto. Sì, M1 lo sta rigettando, però non ha rotto i minimi. Vedi che questo trend... Sì. Sta un po' rialzando, in effetti. Non deve fare... Ecco, deve rompere quella struttura lì. Se la rompesse, sì, le vendite sarebbero molto più confidenti, secondo me. Sì, sì, secondo me, assolutamente. Poi abbiamo l'M15 in chiusura, verso la chiusura dell'ora di solito fa parecchi movimenti, quindi... potrebbe dare la pushata in questi momenti qua. L'unica cosa è che di nuovo è un po' troppo perfetto, perché è bearish già da prima. Boh, stiamo a vedere, vi lascio qui e torno tra 5 minuti, 10 minuti. Dai. Ecco. Sono ancora qua. Sono ancora qua. Folle, bene. A breve metto a break even e fatto qualcosa. Break even, così ti levi i problemi. L'M30 sta rompendo i minimi. No, non le rompo. Che altro con lo spread che vabbè, quanto ho? Un punto e due. No, un punto e due, no. Sì, sì, no. Però sono a tre punti comunque. L'idea è che continui. Appena rompe questi minimi qui dovrebbe dare un colpo magari fino a fare il weak fill di questo qua, però stai molto attento perché sai che fa dei pullback belli tosti. Sì, su C-Trader ho messo il parziale stato a 10 pips. Hai fatto bene. Sta facendo esattamente... potrebbe anche 7-8, boh, vabbè. Questo trend è quello che stavo dicendo, il fake out, il retest, l'abbiamo detto prima, lo ha fatto in modo perfetto. Mm-hmm. Vediamo se c'era l'ingresso M1 special, se ce n'era 1, 2, 3. Quest'ultimo perfetto proprio. Yes. Domani magari piglio anche io qualcosa su sto S30, mi sta piacendo. Quando ti chiedi se su US30 M1 c'era qualche ingresso, c'è sempre qualche ingresso. Sì, M30 c'era, però capito, lo stop loss era immettibile, sì, sì, M30, quindi ci andava uno stop loss M1. Mm-hmm. Vedi, era ottimo, sono in frame. GJ va? GJ ha dato dei colpetti con la nuova candela, ha rotto. Si sta rompendo, bene, dovrebbe continuare, l'M15 in chiusura. Me lo auguro e vado e torno. Yes. Mi metto M1. Yes. Thanks. Mettiamolo un po' più decente. Ok.
Vediamo ora se va a ritestare la trendline per scendere, esatto, oppure il trade, casca giù. Cioè, se sei entrato proprio all'inizio, la candela, vabbè, sì, sono solo 5, però sta rompendo i minimi, dovrebbe arrivare fino. Stai attento quando arriva qua, che secondo me dà un pullback di quelli secchi. Sì, molto probabile, per quello che ho messo proprio in parte automatica. Continuerà bearish perché Daily completamente ne ha gli spazi per andare giù, esatto, però... però appunto capace di arrivare qua, dare un pullback, ritestare ancora per continuare. So, mm-hmm. Yes, ho lasciato questo apposta così lo vedi anche tu quando è arrivato. No, tieni presente che ora c'hai anche questa zona qui che potrebbe eventualmente andare ancora a ritestare prima di venire giù. Mm-hmm. Ma il bastardone scava. È quasi rotto. Vai, vai, vai. Sei quasi arrivato. Ricordo di non essere avido. Appena è. Assolutamente. Però ti dico, sposto leggermente a 9 pips invece che 10 il parziale. Vai tu, quella è scelta tua, io ti dico solo fai attenzione, come ti diceva anche Luca, per un pullback troppo forte che... Mm-hmm. Sì, lo sposto e metto invece di 70%, metto 80%, così quello che voglio mangiare, mangio. Però dubito che adesso, dopo aver rotto tutti i minimi, non faccia la weak fill, anzi, secondo me cade a strapiombo una volta rotta la weak fill, cioè una volta weak fillato. Oppure una volta uscito dalla posizione. Sì, lasciando un parziale comunque. Guardalo. Eccolo. 8, sì, manca. Ok, dai, chiudo manuale. Preso, me l'ha preso. Top. Salvo anche sto screen perché non essendoci Luca al PC, io lo voglio tenere. Ole, ti ho detto, guarda. Fantastico. Segnati il setup, Andrea, mettiti così, lo metti su un Slack. Ottimo. Grandi, raga. Si è munto parecchio stamattina. Mamma mia. Mamma, tu guarda che adesso crolla proprio. Cioè, secondo me... Oddio, ancora no. Però sta scavando abbastanza, eh. Sì. Ho ancora un Slack aperto. Qualcun altro in live è entrato dentro un trade, sta facendo qualcosa? Tutti molto silenziosi oggi. Pullback, l'ha data. Sì, adesso probabilmente ritesta e poi però non può che scendere. Comunque ho messo a break even ovviamente. Hai parzializzato già? Parzializzato proprio sulla punta della week. Top. Anzi, dai, no, non esageriamo, un po' sopra. Però... Quindi qua dove adesso? Un po' sotto, ti dico esattamente. No, adesso sono a 7 pips. Per capire solo se era sulla candela prima, quella che ha tirato lo spike o quella che ha dato a bucato proprio. Allora, io in questo momento la sto guardando ad M15, comunque. 9 pips e 7. Ti dico, è strano perché avevo spostato il mio parziale e invece di prendermi meno mi ha preso di più, praticamente. Boh. Dopo ti invio anche lo screen, se vuoi, se sembra che sto dicendo una minchiata, però no, ti assicuro che è così. Sì, sì, è andata bene. Ottimo, direi. Cazzo, stamattina l'abbiamo preso al berl. Yeah. Ma ti dico, mi sto trovando molto bene su sti cazzi livelli, infatti non so veramente come ringraziarti. Ma poi... fucking levels. Sto creando comunque il mio modo, no? Basandomi su quello che ho imparato da voi, da te. E sto creando il mio modo di gestire poi le cose. E, per esempio ieri, quando appunto ho preso... il retest, ero straconfidente anche se non aveva chiuso l'M15. Uh-huh. Infatti poi l'ho presa proprio sulla, là veramente sulla punta della spike, perché non stavo guardando M1,
però se no ti guarda anche adesso cosa se vai su M15 no, okay. Non sei tu però adesso qua guardo dal mio, guarda dal mio. Okay. Cosa fa? Ovviamente ha rotto il livello 133.3, ok, di brutto con una M15, c'è tornato qui, è quella della spike che volevamo riempire, no? Yes. C'è tornato su ed è chiaro, cioè dal mio punto di vista, che se va di nuovo a chiudere sotto, più prudente, no? Perché non ha chiuso come quella M15 cazzuta. Quello secondo me era il segnale, capito? Certo. E dopo, quello che è successo dopo è, ovvero adesso, quello, il trade che abbiamo preso è stato invece la conferma di quel segnale, dice ok, adesso va in quella direzione, capisci cosa intendo? Yes, intanto ti sta venendo giù, quindi... Sì, e sono, il parziale è 15 pips, però questo lo lascio correre. Ah, vuoi lasciarlo correre proprio a break even? Sì. Ho okay. Chiuso l'80%, quindi va bene così, cioè... E... L'unica cosa, sono indeciso su quale, cioè, se vai su M15 e scorri tanto a sinistra, arrivando fino al 6 aprile, c'è una mega weak fill da riempire. I livelli però che avevo segnato settimanale invece è 132.5. E sarei indeciso su quale dei due target prendere. Allora, ah ok, la vedo. La vedi, no? Mm-hmm. Quindi, Io potrei dividerle in due magari. Sì, boh, per dirti, tu hai detto che hai chiuso un 20%, se non ti senti troppo sicuro ti stacchi ancora di quel 20%, un 10%, e l'ultimo che lo lasci che non te ne importa più niente. Cioè, esatto, bravo. O non va. Esattamente. Sì, farò così. Fino a là però non... già sarà abbastanza dura. Sono 36 e mezzo. Vediamo, tanto può essere che mentre finiamo il discorso mi abbia preso il break even. Anche perché... No. Secondo me va a ritestare quella zona lì e poi forma una struttura e continuerà a scendere. Sì. Ha fatto solo un retest adesso, che è quello che ho preso io, ed è troppo poco, secondo me, prima di continuare in giù. Non lo so, vedremo, dai. Se voglio magari di salvare il setup e condividere dove hai fatto l'entrata con TradingView, così resta salvato. Yes, adesso ci vado. Orgoglioso. Orgoglioso. Mamma mia, stamattina, raga, sonno. Che mungitura. Che mungitura, che sonno. Anche sì, hai ragione. Non dirlo a me. C'ho gli occhi che mi bruciano, cazzo. Mi, fantastico, cazzo. Yes. La munto fino alla fine. Top, ma era un ottimo trade. Un ottimo trade. Sì, bella. Elimino tutto. Dalla rottura del minimo, 10 punti li ha dati, dall'ingresso M1, quanti ne hai presi? Tanti. 20 li ha fatti. Allora, adesso il parziale che corre, mi era arrivato fino 14. A 16, sì. No, il mio 80% niente. L'ho chiuso a 9 pips e 7, fai 10 tu. Beh, stamattina sono molto contento di come è andata la sessione. Sembra andato... Come? Sono molto molto contento di come è andata la sessione. Anch'io. Mi spiace sempre un po' per GVP Card non averlo preso bene, però tutto il resto è andato tutto alla grande. Sì, però anche col parziale che hai fatto direi che hai recuperato, no? Rispetto ai 2 pips di perdita. Sì, però di pochissimo, capito? Ho chiuso il 50% lì. Quello è stato un peccato, lo spread, so. Cioè, non lo spread, la commissione, che le paghi su entrambe le operazioni, ovviamente. Mm-hmm. Però comunque va bene, non abbiamo ancora preso manco uno stop full da quando facciamo ste live, quindi così. Sì. Mamma mia, Dow Jones, scusa. Già fatto adesso. No, giù nell'inferno. Quello short ci scommetti che non è stato stoppato una volta. Ecco. Quale? Quello che eventualmente si può fare dal fake out so. M30. Lo so. Il range, guarda che roba, pazzesco. Da qua, ingresso. 25 punti di stop,
take profit 80 praticamente. Vabbè, il primo take profit sarebbe stato sicuramente primo, però un BR. Avrebbe fatto il suo onesto lavoro. Direi proprio di sì. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Direi che possiamo staccare. Yes. Yes. L'upload lo faccio dopo, che la conversione ci mette un po', siccome la stacchiamo presto, vado a dormire qualche oretta. Anch'io, infatti, dato che sono già ancora le 10, magari due ore. E poi il materiale lo postiamo dopo. Yes. Bon, grazie a tutti, ragazzuoli. Ci vediamo più tardi. Ah, più tardi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.